stata veloce per questo motivo qua, perché poi alla fine quando c'è unità, io non so poi nella loro testa se c'erano più alternative, come non lo sappiamo mai, quindi da parte loro non so quanto veloce sia stata. E posso dire da parte mia, e appunto l'ho appena detto, è stata una scelta che è stata subito veloce, e vi garantisco che aspettavo un'altra chiamata, quindi, però a maggior ragione ho dato priorità a quello che era qua del Pescara. Allora, per il tipo di rosa, secondo me il Pescara può fare quasi tutti i moduli di gioco. Poi dopo bisogna leggere il momento, e nel momento ci sono tante variabili da prendere in considerazione, dallo stato di forma che secondo me è il gruppo in questo momento, dagli equilibri che magari vorremmo raggiungere il prima possibile, che magari con certi moduli può raggiungere prima che con altri. Cioè, sono tutte valutazioni che secondo me adesso ce l'ho in testa, però magari oggi li vedo al campo e già qualcosina potreste cambiare. Ma l'idea è sempre di valorizzare i giocatori più forti. Sì, allora Galano lo conosco dai tempi dove lui era al Bari, era a Latina, è un giocatore che ha sempre fatto bene in B, che per qualità tecniche poteva fare anche qualcosa in più, però i numeri tipo dell'anno scorso dimostrano che è un giocatore determinante, quindi fa più ruoli, bisogna cercare di capire appunto nel contesto come utilizzare al meglio lui, appunto, e anche nella ricerca dell'equilibrio generale. Il Maestro è un altro giocatore che ha grandi qualità, che è partito benissimo con voi, ma appunto l'anno scorso ha fatto già vedere cose importanti, quindi anche lui è un altro giocatore che secondo me ha qualità. Ma come ce ne sono tanti, perché ci sono tanti giocatori di esperienza, quando dico esperienza magari vuol dire che hanno qualche anno in più, che hanno dimostrato in carriera di essere giocatori veri, come Valdifiori, e giovani ugualmente interessanti, quindi da là poi dobbiamo essere bravi a tirar fuori il meglio che è possibile. Il prossimo avversario del Pescara credo sia una partita particolare, no? Perché c'è l'Ascoli, un quasi derby, c'è Dario Rossi che, come lei è appena arrivato in panchina, se non ricordo male lei è stato un giocatore di Dario Rossi. Sì, no, cosa dirà Dario Rossi? Che idea si è fatta già? Preferivo non incontrarlo. Però per me è stata una figura fondamentale, perché da calciatore i miei anni migliori ho fatti con lui, e se faccio questo mestiere è perché lui mi ha fatto capire l'importanza del ruolo, l'importanza centrale del tecnico nel progetto calcio, come la vedo io. E poi dopo è logico che poi uno è figlio di tante esperienze, perché ci sono tutte altre esperienze da giocatore da aggiungere, con altri tecnici magari ugualmente bravi, e poi l'esperienza anche da tecnico, per me è una decina d'anni che tutto sommato ho la fortuna di fare questo mestiere. E quindi ci sono tante cose dentro, poi quando ci sono queste partite, soprattutto appunto una partita come questa che è un derby, è logico che gli interessi in palio sono talmente importanti che al di là del piacere di salutarlo, poi dopo ognuno pensa a fare il meglio possibile. In bocca al lupo. Sì, grazie.